La condizione economica limita la mia libertà, ma io come straniero, giovane o donna, mi sento non accettato e alla fine io stesso non adeguato. Quindi mi manca il coraggio di cambiare. Noi ragazzi di Genova e Torino ci siamo confrontati molto su cosa limiti la nostra libertà. Le nostre prospettive economiche sono tutt'altro che rose, ma saremmo davvero liberi di esprimerci appieno, di essere protagonisti del cambiamento, solo quando ci sentiremo accolti, non giudicati. Avremo possibilità di costruire legami autentici e il coraggio di liberarci degli stereotipi che abbiamo interiorizzato. I Goethe-Institut Genua e Turin, due sedi italiane del Goethe-Institut, hanno scelto di realizzare insieme un progetto per Freiraum nelle due città con un partner comune e un intento comune. Abbiamo collaborato per la prima volta con IEP, un progetto internazionale che in Italia si concentra soprattutto su Piemonte e Liguria, Torino e Genova, con giovani italiani e migranti che vivono in condizioni socio-economiche difficili. Il nostro intento era quello di verificare se gruppi eterogenei di ragazzi che vivono in città differenti, in quartieri differenti, abbiano rispetto al concetto di Freiraum le stesse reazioni oppure no. Abbiamo dato voce a loro, ci hanno sorpreso e adesso siamo curiosi, a Genova e a Torino, di sentire cosa la città che sarà a noi appaiata risponderà alle domande di questi nostri ragazzi. IEP è un progetto internazionale che dà a noi giovani l'occasione di essere protagonisti del cambiamento nei quartieri in cui viviamo con le nostre idee e azioni. In Italia il progetto è finanziato da Compagnia di San Paolo. Siamo supportati a sviluppare conoscenze, competenze e legami comunitari e attività utili alla riqualificazione dei nostri territori. I quartieri storici e multietnici di Porta Palazzo a Torino e Cornigliano a Genova. In IEP facciamo cultura e sport. Ci formiamo e ci orientiamo nel mercato del lavoro. Costruiamo amicizie e raccontiamo i quartieri. Riflettiamo sul nostro futuro incerto. Il progetto Freiraum ci dà l'opportunità di riflettere sul tema della libertà di esprimere i nostri talenti e seguire i nostri sogni, nonostante gli ostacoli economici e culturali.